finalmente ce l'abbiamo fatta. Stiamo per salpare dalla rettiliana Baku sul Professor Ghoul, una splendida nave modernissima dall'aspetto veramente esaltante. Il Mar Caspio verrà percorso su questa nave alla volta del Kazakistan, dove arriveremo ad Aktau. Penso che entro domani salteremo. E partiamo il giorno dopo. 12 ore sulla nave al porto. Dal porto si vede tutta Baku, tutta la sua modernità, tutta la sua pretenziosità negli edifici. Ci godiamo quest'ultimo panorama di Baku e salutiamo l'Azerbaigian. Arrivederci, forse, Azerbaigian. Questa nave è molto noiosa. Non è affatto come la nave da Varna a Poti. La gente si fa i fattacci suoi, nessuno ti parla e non ci sono i delfini. L'alto livello della cucina sulla nave fa sì che molta gente tiri fuori il canna da pesca e provi a pescare da bordo della nave. La noia regna sovrana. Mi metto un po' a suonare l'ukulele in cima al ponte. Beko si è andato a quel paese e quindi mo ci tocca fare il Kazakistan in treno, visto che in 15 giorni non avremo tempo di attraversarlo in bici. A questo punto tutto è cambiato, i piani sono completamente random, vedremo cosa succederà davvero. Non finiremo mai di ringraziare il console uzbeko. Tra l'altro siamo veramente a corto di soldi. Ottimo. Quindi sì, mandateci dei soldi. Anche se vedrete questo video troppo anno, tardi, voi comunque saremmo mandate, già morti voi di fame. Mandateci dei soldi. Ne avremmo comunque bisogno. Praticamente ci siamo già giocati un giorno di visto. Perché il timbro sul d'ingresso segna 14 agosto 23:55, quindi il 14 agosto è già un giorno, ce ne restano 14. Abbiamo solo 4.000 km da attraversare per arrivare in Kirghizistan, che è l'unico posto dove possiamo andare, perché l'unico paese è visa-free che confina col Kazakistan. Quindi non abbiamo altra scelta, non è che possiamo scegliere di andare da qualche altra parte. C'è solo quello. Aktau si trova nell'oblast del Mangistau, che è una regione del Kazakistan sud-occidentale, una delle zone con la densità di popolazione più bassa del mondo, 3 persone per chilometro quadrato. Vediamo i primi cammelli, se non altro questo è l'unico svago, diciamo, che offre la natura kazaka in questa zona, a meno che non vi piaccia la sabbia. Vorremmo provare a prendere un treno. La situazione si complica. Il primo treno per Atyrau è il 23 e oggi è il 15. Il primo treno per Almaty è il 30, cioè un giorno dopo la scadenza del nostro visto. Si sa che dovremo fare un autostop a qualche camionista. La prima macchina che si ferma non è un camion, sono due ragazzi kazaki con una jeep. La sorpresa più piacevole è che parlano inglese, quindi riusciamo a comunicare. Ci mostrano la depressione del Karagiye, che è il punto più basso di tutta l'Asia centrale, meno 132 metri sotto il livello del mare. In realtà noi dovremmo andare ad est, ma non c'è una strada che attraversa il deserto del Kizilkum. E quindi la direzione è nord, dovremmo arrivare, percorrere circa 1500 km in direzione nord-nord-est, per poi percorrerne quasi 2000 in direzione sud-sud-est. Montiamo la tenda nel nulla, passiamo alla nostra prima notte nelle steppe. Andiamo alla ricerca di un treno nel deserto. Ci sono più pozzi di petrolio che persone. Miraggio nel deserto. Niente acqua, niente operatore, niente gelato. Se
cioè non è proprio divertente stare 8 ore su un camion quando il paesaggio, l'unica cosa che vedi è una distesa di nulla. Attraversiamo una parte di sterrato interminabile in cui il camion non riesce a fare più dei 10-15 km all'ora, ci mettiamo circa 8 ore per fare 150 km. Ci fermiamo in uno strano posto nel mezzo del nulla, una baracca, che scopriamo essere un benzinaio kazako, fondamentalmente benzina di contrabbando. Quindi il pieno viene fatto completamente a mano, ci mettiamo 2 ore. Ecco il bagno più estremo che ho incontrato fino adesso. Ed ecco quello delle donne. Il nostro giro del Kazakistan in camion. Cicloscopio. Camion scope. È il quarto giorno di viaggio e finalmente riusciamo ad arrivare ad Atyrau. Appena in tempo, perché entro 5 giorni dobbiamo fare la registrazione. Grandi successi oggi per i nostri eroi. E dopo aver conquistato una registrazione in zona Cesarini, all'ultimo momento utile, ed evitato così $200 di multa, riescono a prendere un treno. Durante il viaggio sì, erano incuriositi dalla bici, ma soprattutto erano incuriositi dal fatto che 2 persone fossero nel mezzo delle steppe kazake ad agosto, che è il periodo peggiore cui tu ti puoi trovare nelle steppe kazake. Ci sono quei 45-50 gradi. Dopo questa esperienza in treno arriviamo ad Aktobe, nord del Kazakistan. Siamo sempre più lontani da Bishkek, però dovrebbe essere la strada giusta che ci porti ad uscire finalmente dal Kazakistan in tempo prima di diventare clandestini. Intanto abbiamo appena dormito sul vano bagagli di un treno kazako, diciamo che è stata un'esperienza memorabile. E ancora una volta pollice fuori ed autostop. Stavolta si ferma una comitiva di camionisti russi. Ci fermiamo con loro in una piccola pozza d'acqua nel deserto, sembra quasi un miraggio, ed è lì che riusciamo a farci un bagnetto. Prendiamo l'ennesimo passaggio in camion per Aralsk. Quello che vedete alle mie spalle un tempo era il porto di Aralsk. Aralsk era una fiorente cittadina di pescatori sulle rive del lago Aral. Adesso questo è tutto ciò che rimane del lago Aral qui nel paese di Aralsk. Il lago si trova a 70 km direzione est, sud-est. Tutto il resto è diventato deserto. Tutto questo un tempo era lago. A partire dagli anni 60, a causa della scelta del governo sovietico di deviare i corsi del fiume Sirdaria, Murdaria, per creare dei canali di irrigazione per piantare cotone e meloni. Quando il lago si è ritirato, ha lasciato un deposito di sostanze chimiche nel suolo. Queste sostanze si sollevano col vento, creando vere e proprie tempeste di sabbia chimica. Quindi Aralsk è una delle cittadine col più alto tasso di tumori all'apparato respiratorio al mondo. Dappertutto vediamo i cartelloni del presidente, anche qui si sente molto la presenza di una dittatura. Nazarbayev, che è il presidente del Kazakistan, anche lui ama mettere il proprio faccione. Qui ad Aralsk ha pure la faccia tosta di mettere questi cartelloni con lui con enormi pesci in mano. Ci incamminiamo verso la nostra prossima meta, che è Turkestan. Finalmente decidiamo di riprendere le bici. Il paesaggio comincia a cambiare un po',
rispetto al nulla cosmico che... Sì, rispetto al nulla cosmico sembra veramente, a noi sembra la foresta tropicale, cioè... Ci sono persino degli alberi. Incontriamo un corso d'acqua in cui finalmente riusciamo a dare una lavata alle biciclette che si liberano di tutta la sabbia delle steppe e anche ai nostri anche corpi, noi, sì. Che anche loro ne avevano bisogno. Però noi, bene o male, tra un camionista e l'altro ogni tanto una doccia, ma le bici proprio sono ridotte in uno straccio. Ecco. Momento impezzamento degli operai dell'autostrada. Pedalando sempre sotto il sole cocente, perché la temperatura non cambia, siamo sempre sui 50 gradi, arriviamo all'antica città di Turkestan, che è in realtà una delle città più interessanti del Kazakistan. Ed è stata fondata nel 490 sotto il nome di Yazi. Suo apogeo lo raggiunge nel 1389, quando Tamerlano ne fa una delle sue capitali. Finalmente riusciamo a vedere quello che abbiamo perso di vedere in Uzbekistan, cioè i fasti dell'impero di Tamerlano e dell'architettura timuride e di quello che è stata la storia dell'Islam nell'Asia centrale. Siamo a Turkestan, antica crocevia della Via della Seta. Il monumento più importante di Turkestan è un mausoleo di Khoja Ahmed Yazawi, un poeta e mistico sufi considerato tra le più importanti personalità per l'Islam nell'Asia centrale, fortemente voluto da Tamerlano, che pare abbia addirittura partecipato al design della. La sua parte incompiuta è ancora più affascinante, con questi pali che sembrano una voliera per uccelli. Infatti ci chiediamo, ma cosa stanno a fare questi pali? Caratteristico forno per la cottura del pane kazako, in argilla e paglia. Dopo questa visita monumentale ci rechiamo nel bazar di Turkestan ed è qui che percepiamo proprio l'atmosfera dei racconti dell'Asia centrale, un vero e proprio bazar pieno di beni di ogni tipo, tantissimi tipi di pane. Sembra di essere in un altro posto, sembra di non essere più in Kazakistan. Finalmente beviamo il famoso kvass. Ci sono due sorprese che ci attendono prima di salutare il Kazakistan. Una è finalmente un ristorante. Oggi proverò i manti. Elena invece mangerà, indovina cosa? Yaitsa. Che sarebbero? Uova. I manti sono dei ravioli ripieni di... Miasse. Carnazza e cipolla. Niente male. E poi la sorpresa più strana. Boschi di marijuana. E ci prepariamo a salutare il Kazakistan. Siamo ormai più o meno vicini al confine col Kirghizistan. Lo scenario cambia completamente, ci sono le montagne alla nostra destra, quindi si vede il confine col Kirghizistan.